A Spizzi. Sì, vai. Elena Gentile, vicepresidente dell'Intergruppo Economia Sociale. Allora, questo è un evento importante qui a Cerignola, a Palazzo Coccia. Nuove economie, nuovi lavori, si vedono tante cose, tante belle installazioni realizzate dai ragazzi non solo di Cerignola. Questo è sicuramente un bel vantaggio non solo per la nostra città ma anche per la Puglia in generale. Ma l'auspicio è che Cerignola diventi l'epicentro di un nuovo percorso, quello che noi vogliamo promuovere partendo dall'esigenza di innovare culturalmente questa terra, questo territorio, mettendo a valore le tante intelligenze, le tante passioni, le competenze che la Puglia ma anche la provincia di Foggia, in modo particolare questa città, possono offrire all'idea di una nuova economia che oggi in Europa sta maturando percorsi per davvero interessanti, dalla sharing economy all'economia blu, all'economia del mare, all'economia circolare, provocazioni ancor prima che politiche istituzionali, culturali. Come diciamo affrontare il tema dell'esaurimento delle risorse naturali dentro una logica che passi dal possesso all'uso, dalla, come dire, dall'estinzione del concetto, no, del mordi e fuggi, certo, dell'uso, del consumo rapido che appunto impoverisce l'economia, non l'arricchisce. Allora, certo, una nuova idea di utilizzazione del rifiuto, cancellando proprio l'idea culturale del rifiuto rispetto agli oggetti, dentro una cornice di nuovo umanesimo. Tutto questo, come dire, ha una sua lettura sociale. Ci sono gli oggetti che diventano scarto, ma ci sono anche le persone che diventano scarto. L'emarginazione, il disagio, anche, come dire, la platea dei soggetti da sempre vulnerabili, penso alle donne, penso agli immigrati, penso alle persone diversamente abili, penso ai carcerati e alle carcerate. Ecco, insomma, in questa occasione, in questo festival, cerchiamo di lanciare una provocazione, una piccola pietra nello stagno, per raccontare che è possibile costruire il proprio progetto di vita qui al sud, che è possibile non partire, che è anche possibile ritornare per chi ha avuto il coraggio e anche la fortuna, no, di avere occasioni, diciamo, per girare il mondo e per costruire lì la sua dimensione professionale ed umana. Ci proviamo partendo da Cerignola, in un palazzo importante che è un pezzo della storia di questo territorio. Qui i braccianti assaltarono, come dire, no, il tempio diciamo del latifondo, perché rivendicavano diritti e dignità, e forse questo passaggio ha costituito l'incipit di una grande innovazione culturale per il sistema d'impresa ma anche per il lavoro. Certo. Lo voglio ricordare qui a Cerignola, in questo palazzo, nella città di Vittoria. Senta, io poco fa ho sentito parlare di politica dormiente, anche perché insomma, parlando di quello che sta avvenendo a livello politico in questa città, non la soddisfa molto. Ma assolutamente, come dire, no? Non posso considerarmi soddisfatta, perché c'è, come dire, soprattutto una, come dire, una disillusione. Molti cittadini hanno votato questo sindaco pensando che fosse capace di interpretare l'esigenza di cambiamento, di innovazione, ma, come dire, oltre agli escrementi di cane e alla querelle, diciamo, sulla qualità dei pasti in zona industriale, per non parlare dei tariffari della diocesi, come dire, dell'uso anche, diciamo, della promozione del territorio attraverso riti ormai consumati come quello delle notti, certo, bianche. Penso che questa sia una giornata bianca, saranno tre giorni bianchi, bellissimi, nel comunque senso che promuoviamo, come dire, il futuro delle persone. Mi piace pensare a una Cerignola che guardi più a questo e non all'effimero. Grazie.